Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Nel giorno della vigilia di Pentecoste non è prevista in rito ambrosiano la celebrazione eucaristica di mattina. Non si celebrano messe al mattino di questa grande vigilia, come nelle altre grandi vigilie, quella di Pasqua, quella di Natale, quella dell'Epifania. E allora, siccome non c'è un Vangelo della Messa, riprendiamo il Vangelo di ieri cercando di cogliere un aspetto nuovo. Proviamo a riascoltare il grande annuncio dell'arrivo dello Spirito Santo da parte di Gesù. Sabato 4 giugno, Giovanni 16, 5, 14. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Rispetto al Vangelo che abbiamo letto ieri, che abbiamo contemplato e meditato ieri, oggi, di quel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, noi leggiamo un pezzettino in più, qualche versetto in più, che oltre a ricordarci, come abbiamo già visto ieri, che lo Spirito Santo sarà il nostro avvocato in quel giudizio terribile che avverrà quando ci si processerà l'opposizione del mondo alla verità, oggi aggiunge che proprio lo Spirito Santo sarà lo strumento attraverso il quale noi comprenderemo la verità. Ecco i versetti aggiunti. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità. Noi che viviamo in un tempo profondamente relativista, chissà se c'è una verità, questa cosa è vera perché tu la credi vera, ma io credo vera un'altra cosa. Il fatto di sapere che esiste una verità e che la verità non è qualcosa che custodisco io, ma è qualcosa che è altro da me e altro addirittura anche allo Spirito Santo, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Che bello sapere che vi è una verità che è altro rispetto alla piccolezza, alla fragilità della storia quotidiana, e che noi abbiamo uno strumento per accedere alla comprensione di ciò che sta accadendo, proprio quello Spirito seminato in noi dai sacramenti. Buon sabato a tutti voi, carissimi. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. La tua presenza noi invochiamo per essere come